Una ricetta per veri intenditori del mare, non della terra, del mare. Quindi, oggi ho trovato delle uova di pesce, pesce spada, guardate che roba, enormi, enormi. Quindi beccherete due o tre ricette con le uova di pesce. La prima faremo la pasta, con che cosa? Capperi dissalati, sentite musichetta, a noi ci piace così. Poi, mentuccia, peperoncino, aglio, cipolla rossa e rigatoni, così si infila bene dentro, così non mi dite che uso sempre la pasta lunga, di liquori, Gragnano, IGP. Allora, partiamo subito con che cosa? Ci dobbiamo divertire. Allora, prima sfogliamo la mentuccia, naturalmente devo usare la mentuccia, non il prezzemolo, non voglio essere banale. Ok, quindi metto qua dentro i gambi, come famo sempre noi, rompeteli, strapazzateli, così, così esce tutto quanto, gli oli essenziali, la clorofilla, tutto quello che c'è dentro la pianta. Poi, olio, ma con l'uova di pesce spada, che olio posso mettere? Siciliano. O Frantoi Cutrera, primo, roba buona. A casa mia la sua roba buona, vai, così, abbondante. L'aglio come deve essere? Buono. Allora, l'aglio buono. Faccio così, taglio a metà. Lo butto, vai, così, vai. E metto qua dentro. Quindi, facciamo rosolare questo aglio. Lo facciamo dorare, profumare l'olio. Facciamo tutta questa cosa. Nel frattempo, cipolla, prepariamoci. La cipolla rossa, non lo so, volevo dargli un tocco di dolcezza a questa ricetta. E così penso di dargliela. Taglio sottile, eh? Guardate, zac, 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 zac. Vedete le dita come metto? Così. Non mi taglio mai se metto così. Mai così, così. Vai. Allora, ne vedremo delle belle quest'estate, dai. Faremo anche il barbecue, preparatevi. È dorato, mi piace così, lo leviamo. Leviamo l'aglio, leviamo i gambi della mentuccia, vedete, così. Poi, mettiamo la cipolletta. Questa è proprio da estate, aperitivoni, questa musichetta. Vai così. Nel frattempo però, aggiungiamo, non la facciamo friggere la cipolla, la facciamo stufare. Lentamente, così, la facciamo ammorbidire. E mentre la cipolla si ammorbidisce, aia quanto pizzica, pizzica, scotta, mettiamo i capperetti, così. Vai, così abbondanti. Poi, peperoncino, questo picca, 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 picca. Eccolo qua, guardate i colori. Che meraviglia, signora mia. Aggiungo un altro pochino di olio. Bello, così. Adesso abbassiamo leggermente l'induzione o il fuoco che avete a casa, come volete voi. Pensiamo adesso a che cosa? Alle uova. Allora, tagliere separato perché sono camera woman. Se problemi ce l'avete pure voi a casa, c'è qualcuno sempre più pulito dell'altro, più ordinato dell'altro. Allora, le apro. Allora, voi fate conto, io te l'ho trovato di pesce spada. Però possono essere qualsiasi altro tipo di pesce. L'importante è che trovate giustamente che cosa cambia. La grandezza di queste uova, no? Io le apro così, vedete? Poi, adesso, gratto, 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 così. Madonna, sta musichetta, vado, eh? La pelle intorno sarà un po' più spessa, vedete? Così. La pulisco, vedete, così. E incomincio a mettere le uova qua dentro. Allora, voi fate i furbi, sai dove fa? Non tanto il pescivendolo, chi se la comanda sulle uova del pesce è il capatore, quello che pulisce il pesce, no? Quello che viene, perché pesce me lo pulisce, me lo squama, me lo eviscera, quello è. E voi quello, dovete dare la mancetta a quello, date la mancetta a quello e vedete le uova. Vedete, piano piano, faccio così. Ecco qua, le ho levate tutte quante, così, piano piano, e adesso le fate disfare qui dentro, lentamente, con calma. Nel frattempo butto la pasta, quindi ci vorranno una decina di minuti, ecco qui. Guardate che meraviglia, così, piano piano, ci aggiungo un altro pochino di acqua. Sentite la musichetta? È cambiato il ritmo, siamo un po' più attenti, siamo un po' più concentrati. Allora,
Allora, attenzione col sale, eh. Guardate che meraviglia. Questo qua è mare. È solo pesce pescato, non roba allevata, mi raccomando. Quindi fate l'accordino col capatore, si chiama, quello che pulisce il pesce. E io dalla mancetta, però dammi le uova dei pesci. Allora, qui sta cuocendo la pasta e nel frattempo ho dimenticato cose gli ingredienti. Lo sapete che cos'è? Il vino e il limone. Oggi c'è un vino da abbinare, eh? Del mio amico Stefano Imperatori, una cantina qua del Lazio. Siamo affrascati, bello, beverino. Adesso gratto un po' di limone qua dentro perché sgrassa, il limone sgrassa. Non trattato, mi raccomando. E spengo tutto. Piatto. Eccolo qua. Ancora ci vuole un pochino, ma sapete che faccio io? Io la voglio proprio impregnata di gusto. Metto la pasta qui dentro, vai. Aggiungo un po' di acqua e così facciamo ben insaporire la nostra pasta con tutto quanto il condimento. Sale sembra a posto. Ragazzi, se serve altra acqua, mettetela. Deve diventare una cremetta e la pasta si deve cuocere qua dentro. Diventa ancora più buona, vedete? Guardate, piano piano, guardate. Che bellezza. Trito la mentuccia. Non fate caso che è brutta, ma è tanto buona perché è quella del terrazzo di casa mia. Mentuccia go go, vai. Ragazzi, ci siamo. Profumo, non ve lo... Arriveremo anche a farvi sentire il profumo, piano piano, eh. È spettacolare. Sapore, colore. Ecco qua. E adesso assaggio io. Da bontà ragazzi. Allora, fatevi l'amico il capatore del pesce buono e rifatela. Costa veramente poco, è sempre buona. Un bacio a tutti. Che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.